ci lascia esterrefatti. Come osservatorio abbiamo sempre intrattenuto uno stretto dialogo, Borbonini, teso a far sì che una reciproca collaborazione potesse superare qualsiasi vincolo dettato da opportunità di appartenenza politica, così da poter pensare solo al meglio per i cittadini. La manifestazione di sabato e di oggi non è una manifestazione contro il PD, è una manifestazione contro una riforma, a nostro parere, inadeguata e voluta dal PD. Riteniamo molto grave che il primo cittadino di Barga ci convochi prima per manifestare tutta la sua preoccupazione per come si stanno mettendo le cose in Mediavalle Carpagnana, e quando noi protestiamo proprio perché le cose migliorino si chiama fuori dalla protesta. Nella nostra valle, per quello che è successo nella nostra valle e nell'ospedale qui di Barga, ma non solo di Barga, noi vogliamo elencare quanto è venuto a mancare, perché la gente forse non sempre lo sa, la gente non se ne rende, purtroppo è così, non può rendersi conto di tutto. Allora, per Barga, per esempio, a suo tempo abbiamo perso il pronto soccorso sostituito con un punto di primo soccorso con un medico che non è sempre reperibile. Ci vogliono togliere, stanno togliendo il laboratorio di analisi qui davanti a noi e sostituirlo con una macchinetta. Ora, come si fa con un ospedale dove ci sono ancora dei reparti, per fortuna, no? Ginecologia, ostetricia, medicina, eccetera, a non avere più neanche un laboratorio di analisi? Il servizio di radiologia qui a Barga ormai viene fatto solo 2 giorni alla settimana. Vogliono sostituire un pediatra che attualmente c'è con un anestesista. Se si dovesse andare a vedere quello che succede, si corrono grossi rischi. Ora si parla anche di riorganizzare il reparto di medicina, che vuol dire solo togliere dei medici ancora, togliere delle strutture, togliere tutto. Ma insomma, il nostro reparto di medicina, per esempio, è un reparto di medicina che è anche in grado di intervenire su patologie acute, patologie cardiache, patologie oncologiche, patologie cardiovascolari, eccetera. Il personale medico e infermieristico dura fatica a ricoprire i turni di laguardia, per cui urge per esempio un rafforzamento degli operatori. Non abbiamo un attacco. Io sono Bianchi Gabriele, sono un consigliere regionale. Sono qua e sono dispiaciuto che non ci sono tutte le forze politiche. Alcune ci sono, sono vero, ci sono poche. Perché questi sono i problemi dei cittadini, non c'è colore politico, qui se non viene vuol dire che c'è un altro interesse. Allora, in regione, noi è 2 mesi che siamo in regione e stiamo assistendo giorno dopo giorno a uno smantellamento di quelle che sono le eccellenze. Tossicologia a Careggi era un'eccellenza da anni, smantellata. La Stroke Unit, che è unità del Meyer, un'eccellenza anche quella, smantellata. Prima fanno ridurre, poi mettono in difficoltà i dipendenti e poi dicono no, non serve questa qui. Questa è la riforma di Rossi, una riforma che ci porterà alla catastrofe. Quindi abbiamo appoggiato la riforma, il comitato che vuole abrogare questa legge, quindi vi invito, come invitiamo tutti i cittadini, a firmare contro la riforma della legge 28 di Rossi e della sua giunta. Il nostro obiettivo è il mantenimento del livello dei servizi attuali, è stato così fin dall'inizio dalla fondazione del comitato, però in questo momento sembra un obiettivo difficile da mantenere, perché se pensiamo alla proposta che ha fatto Polimiani sui tagli, che non è stata solo una proposta, ha fatto una presentazione con delle slide in conferenza dei sindaci, e i sindaci di fatto hanno votato contro, ma lui è andato avanti, l'ha addirittura inserito in un documento ufficiale importante che è il bilancio di previsione della ASL, ha confermato tutti i tagli e li sta facendo, per cui non vediamo un'opposizione forte o comunque efficace a questo modo di gestire la sanità. Per quanto riguarda poi le conferenze dei sindaci, tra l'altro negli ultimi tempi non sono state gestite secondo regolamento con discussioni pubbliche, ma spesso i sindaci si sono incontrati in aule private prima della riunione vera e propria e poi sono venuti a ratificare. Questo sicuramente non va bene, non è né democratico ma non è nemmeno efficace, perché poi vediamo che la regione va avanti in ogni interesse. Qual è la proposta che facciamo noi come soluzione? Una soluzione che non è mai stata percorsa e democratica è sicuramente quella del referendum sulla legge 28.
legge 28 che è stata approvata a marzo dal Consiglio regionale su proposta di Enrico Rossi, e vorrei evidenziare ora qui. Tutti quanti ci raccontano, ci hanno raccontato per anni, però non vorrei dire per secoli perché siamo ancora tutti qua, però che al centro dell'attenzione c'è il cittadino, poi il paziente, poi il cliente, poi l'utente, non ci si capisce veramente più niente. È facile forse parlare come parlo io, però al centro della sanità spesso ci sono variegati interessi, edilizi, farmaceutici, architetti, ingegneri, per ultimo e per forza c'è il paziente. Sono Elena Pietragalla e sono del Comitato di Salute Pubblica di Siena. Purtroppo quello che sta succedendo qua succede nella realtà un po' in tutta la regione. Questi smantellamenti portano a una situazione anche territoriale che è devastante. Non è solo non avere più un ospedale, ma non avere tutta una serie di servizi sul territorio. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio chi mi ha invitato a questa bella manifestazione che, nonostante qualcuno sì ha cercato di boicottare, credo che sia riuscita. Bravo. Le strumentalizzazioni ci sono di vario tipo e credo che forse si possa accusare tutti, tranne che la gente che è qui, perché credo che ognuno di voi ha un'idea, ci siano tutte le espressioni politiche della zona, vedo molti amici che magari a livello politico con cui sono rivale, ma che oggi siamo tutti uniti in realtà per un disegno ben preciso, salvaguardare quelli che sono gli interessi in primis dei cittadini, che è quello che si sta cercando di minare, la salute dei cittadini. Ecco, che sia questa una giornata non di fine, ma di inizio di una vera battaglia. È un intervento a titolo personale e come consigliere naturalmente, però la strumentalizzazione qui non c'è e lo potete vedere da chi è presente, lo potete vedere dal fatto che è una cosa che nasce genuinamente dal basso, genuinamente dai comitati. Dalle persone che si sentono colpite al cuore del loro interesse primario, che è la salute. E cosa devono farci di più se non colpirci nella salute, nel nostro interesse, nel nostro diritto costituzionale principale, probabilmente, che è questo.